Eccoci con Donna Suggio, ci eravamo conosciuti grosso modo 15 giorni fa con la prima intervista per Trentino Volley TV in cui tu ti presentavi la nuova realtà. 2 settimane dopo cosa è cambiato? Facci una parade. Ma cosa è cambiato? Sono molto prima, stiamo lavorando molto forte a sala pesi, atletica, nuoto, così abbiamo fatto, credo che abbiamo fatto un passo grande e positivo in termini di forza e atletica. Dentro la palestra abbiamo lavorato tanto, tecnica individuale, anche un po' finalmente in gruppo, e stiamo conoscendo i ragazzi tra di noi e ci stiamo divertendo un po'. Quando arriva un nuovo palleggiatore, di solito la prima domanda che gli si fa quando sta lavorando è come procede l'intesa, al di là del campo, anche quella con lo spogliatoio. Dici qualcosa di più. Sai, adesso siamo un po' tutti stanchi, così dopo gli allenamenti tutti andiamo a casa a dormire, mangiare bene, pensiamo di essere in forma per il giorno dopo, ma è un buon gruppo, sono tutti bravi ragazzi che stanno impegnando tanto in tutte le parti, anche mattina, anche pomeriggio, così a me mi fa piacere di vedere anche i giovani che, sai, stanno andando molto forte a sala pesi, anche in atletica, così dai noi vecchi un po' di spinge, un po' di energia di fare meglio. Manca ancora qualche giocatore importante, però una buona parte della rosa è al lavoro. Sei già riuscito a capire che potenzialità ha questa squadra dopo aver visto 2 settimane di lavoro in palestra? Sì, giustamente mancano, sai, 3 giocatori molto importanti per la nostra squadra, ma abbiamo 6 altri qua che stanno lavorando forte. Abbiamo bracci pesanti, veloci, sono ragazzini che hanno la voglia di lavorare forte, di vincere. E adesso più importante è di giocare, di allenare ogni giorno insieme, di capire più il nostro gioco tra di noi, e di capire più i caratteri che abbiamo in campo, così secondo me è più importante che ogni giorno facciamo ripetizioni. E il gruppo, perché adesso è il tempo di fare il gruppo, abbiamo poco tempo, mancano un mese, gli altri stanno lavorando con la nazionale e per noi è molto importante fare il gruppo più possibile, più presto possibile. Hai ritrovato anche in palestra Roberto Sergnotti, dai tempi di Taranto non lo conoscevi più, è cambiato come allenatore rispetto a quell'esperienza? Sai, lui era già intelligente, già molto intelligente, sai, fa da tanti anni di campo e lavoro, così sai, qua adesso a Trento c'è un altro modo di lavorare, sala pesi, anche la tecnica, così credo che è un altro modo che sta lavorando con questi ragazzi e il nostro gruppo, perché ogni squadra è diversa, la devi gestire, chi hai la squadra, che tipo di gioco, ma è ancora presto, sai, adesso come ho detto è importante, ieri abbiamo fatto la prima 6 contro 6, è andato abbastanza bene, eravamo contenti, sai, anche per mezz'ora, ma credo che è un buon passo. Anche perché fra 10 giorni c'è la prima amichevole con Innsbruck, l'attendete con ansia anche per vedere a che punto siete oppure è solo un passaggio? No, non è mai un passaggio perché ogni partita, la nostra mentalità sarà di entrare ogni partita, anche amichevoli, ogni set che possiamo giocare, che mettiamo la maglia di Trento e di giocare più forte possibile. Il modo miglior possibile, giustamente entriamo lì il primo giorno di giocare insieme, così non so che succederà, ma sono sicuro che ridiamo una gran forza, una gran energia al nostro gioco e cerchiamo di giocare il miglior possibile tecnicamente anche tecnicamente. Al di là della palestra ti piace Trento come realtà, come Sì, città? molto, è una città, sai, piccola, molto bella, tanta storia, i genitori sono bravi tutti, ho trovato molto bene qua, il centro è molto bellissima, domenica ho fatto il primo matrimonio italiano, molto contenta con tutti i gruppi trentini, così mi sento molto bene.